Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di PNRR. È un capitolo fondamentale, importantissimo per la scuola. In questo momento, in questo periodo, stanno confluendo agli istituti scolastici di tutti i gradi a livello pubblico decine, centinaia di migliaia di euro. E ci sono comunque, questo ecco, bisogna dirlo, delle difficoltà. Ne parliamo con una dirigente scolastica in prima linea di Roma, la dottoressa Valeria Sentili dell'Istituto Comprensivo Francesca Morvillo. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a voi. Dottoressa, allora, noi l'abbiamo contattata perché è appena giunto in maniera così non annunciata, diciamo pure inaspettata, un doppio decreto riguardante le nuove competenze e la didattica digitale integrata che in qualche modo si va ad accavallare a quella che è la prima fase relativa ai fondi del PNRR e quindi agli accreditamenti alle scuole. Di ingenti risorse che ben vengano, ma che a questo punto stanno creando un po' di anche insomma imbarazzo nella gestione. Vi ricordo che c'è una scuola che ha fatto molto clamore, il liceo Albertelli di Roma, che ha deciso attraverso gli organi collegiali addirittura di rifiutare una cifra che è attorno ai 200-300 mila euro complessivi, che ricordiamo vengono conferiti alle scuole fondamentalmente su più ambiti per potenziare le scuole su diversi ambiti, in particolare la digitalizzazione delle scuole e la lotta alla dispersione scolastica. Dottoressa, voi avete ricevuto adesso quanti fondi e per fare cosa in quest'ultima fase di metà maggio? Allora, proprio nella giornata di ieri abbiamo, se così posso dire, scoperto di aver ricevuto due fonti di finanziamento. Da una parte circa 80.000 euro per quanto riguarda la formazione per la transizione del digitale e dall'altra parte circa 140.000 euro invece per le competenze sia per gli studenti che per i docenti. E non sapevamo di questi fondi, ripeto, l'abbiamo saputo ieri quasi, quasi per caso, ne stiamo prendendo atto in questi proprio nella giornata di oggi ne abbiamo cominciato a prendere atto e attendiamo, fiduciosi come sicuramente sarà, delle linee guida, come anche nei decreti stessi è scritto, da parte dell'unità di missione per la gestione del PNRR del Ministero per capire. E anche la tempistica dell'utilizzo di questi fondi, augurandoci che non sarà una tempistica, che non sia una A tempistica breve, appunto certo. a breve, perché almeno su scala biennale, perché altrimenti sarebbe un po' complicato in questo momento, anche perché stiamo affrontando ora la seconda fase del PNRR per l'acquisto delle dotazioni tecnologico-informatiche e quindi l'impegno è veramente tanto, considerando che poi parallelamente abbiamo gli impegni quotidiani di gestione della scuola e che soprattutto nel mese di maggio e giugno, con scrutini finali, esami di Stato, impegnano tutto il personale. Ma c'è un pericolo di ingolfamento quindi da parte appunto dell'amministrazione che potrebbe essere sovraccaricata e c'è anche un pericolo anche di, non dico di rigetto, ma in qualche modo di stand-by da parte dei docenti e del personale ATA rispetto a queste proposte, perché se già coinvolti in altri progetti attivamente o come formazione, le risulta che ci sono molti docenti che insomma rimangono un po' interdetti e poi nel dubbio non aderiscono ai progetti che voi avete finora presentato, oppure Allora, avete avuto largo, largo consenso? per quanto riguarda la prima fase del PNRR, quindi diciamo l'acquisto delle dotazioni tecnologico-informatiche per l'allestimento di ambienti innovativi, di apprendimento innovativi, diciamo nella scuola che dirigo, anche un'altra scuola in reggenza, ma anche scuole di colleghi con i quali collaboriamo anche quotidianamente, c'è stata un'ampia partecipazione perché
Innanzitutto ci sono stati anche i tempi tecnici per ragionare, riflettere, capire bene che cosa si voleva fare con questi fondi. E di questi altri due decreti, ovviamente, non abbiamo avuto ancora il tempo materiale, proprio avendolo saputo ieri, di affrontare l'argomento con gli organi collegiali. Diciamo che in questa fase quello che può un po' impensierire noi dirigenti scolastici, oltre come dire, l'adesione da parte dei docenti, più che altro la gestione proprio amministrativo-contabile, perché spesso le scuole si trovano in affanno per quanto riguarda gli uffici di segreteria. Dottoressa Santilli, E per comprenderci un po' meglio, per comprendere un po' meglio il suo concetto, parliamo quindi di affidamento degli incarichi, degli appalti, delle gare, di tutto quello che c'è dietro appunto all'organizzazione e all'affidamento di cifre così importanti che nello Stato prevedono appunto una procedura abbastanza complessa, mi sembra, ecco, no? esattamente, è questo quello che magari in questo momento anzi, ieri sera quando sono state pubblicate in queste chat, questi decreti, ha cominciato ad impensierirci, perché ovviamente le procedure amministrativo-contabili sono insomma abbastanza impegnative, richiedono una serie di passaggi formali che comunque hanno la necessità innanzitutto di competenze da parte del personale, dirigente di SGA, assistenti amministrativi, ma anche una certa tempistica. Poi non dimentichiamo che dal 1 luglio, salvo deroghe, va anche in vigore il nuovo codice degli appalti. Quindi noi tutti diciamo, ci stiamo formando anche attraverso sia le sigle sia sindacati, sia associazioni di categoria, per capire che cosa cambia con il nuovo codice degli appalti dal 1 luglio. E quindi ci troviamo anche in un momento di transizione, magari procedure che dovevamo fare con il vecchio codice degli appalti, il 50, non sono più valide e viceversa. Quindi c'è, diciamo, come dire, un po' un insieme di problematiche che devono comunque essere affrontate, perché ovviamente io sono dell'avviso che ci siamo lamentati per una vita di soldi che la scuola non ha mai ricevuto e adesso ne riceviamo tanti, qualcuno dice pure fin troppi. Per carità, io capisco le lamentele, diciamo le perplessità di tanti, però certamente mandarli indietro no, quello Ecco, no. quindi non condivide quanto è stato deciso dal Consiglio d'Istituto, in particolare del liceo Albertarelli. Albertelli, sì, io non condivido, poi certo bisognerebbe un attimino capire bene, perché quello che poi risulta dal punto di vista mediatico è sempre un po' filtrato, quindi dovremmo veramente analizzare Comprendere le motivazioni, però insomma le sembra che ci sia una motivazioni. motivazione di fondo legata al fatto che questi corposi finanziamenti poi in definitiva servano più per un apprendimento per competenze specifiche, per creare delle aule diciamo, di carattere di tipo tecnologico avanzato, più in chiave lavorativa. Questo sembra un po' lo spirito che ha portato poi il Consiglio d'Istituto a respingere ingenti, ripeto, fondi piuttosto che appunto accettarli e Ma avviarli. sicuramente il Consiglio d'Istituto del Liceo Albertelli avrà fatto le proprie valutazioni sulla base di dati concreti che appartengono ovviamente anche alla storia del liceo. Insomma, ricordiamo che l'Albertelli è un liceo classico che ha una certa tradizione. Io, diciamo, sono parzialmente d'accordo, cioè posso comprendere la titubanza, però sono parzialmente d'accordo in quanto diciamo, la tecnologia non contrasta, secondo me, con determinati tipi di apprendimento come quelli che vengono, diciamo, stabiliti insomma per un liceo classico. Faccio un esempio molto 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 banale. Nell'istituto che dirigo noi abbiamo l'insegnamento obbligatorio del latino curricolare. E bene, i miei alunni, noi usiamo l'iPad a scuola al posto del libro di testo, utilizzano delle app
che gli aiutano tantissimo con lo studio del latino. Ecco, è un esempio banale, eh? Diciamo, perché ovviamente non possiamo ovviamente paragonarci a un liceo classico, però non credo che le due cose siano contrastanti. Certamente ogni istituto deve fare come dire, un ragionamento, una riflessione molto accurata su cosa serve all'istituto e su cosa serve agli alunni, e quindi rivolgere poi, in questo caso, gli acquisti a seconda proprio del fabbisogno della scuola. Ecco, questo è un Quindi aspetto fondamentale. Noi siamo stati anche a didatta e è emerso questo concetto da parte di tantissimi esperti che abbiamo anche intervistato e hanno detto che insomma, è necessario tarare, personalizzare l'offerta che poi si andrà a tradurre in nuove tecnologie. ma in effetti su questo, diciamo, i fondi del PNRR, quello scaduto il 27 febbraio, per intenderci, di cui stiamo avviando la seconda fase, lasciava comunque libertà, cioè abbiamo avuto degli indicatori per quanto riguarda la divisione della risorsa tra dotazioni tecnologiche, piccola manutenzione, spese generali, eccetera. Però abbiamo avuto grande libertà di scelta, e abbiamo grande libertà Certo. di scelta, quindi ogni scuola sta facendo un capitolato sulla base anche proprio della ricognizione fatta anche delle dotazioni già presenti nella scuola, ma anche degli ambienti stessi, perché Allora, quello che può dirigente. servire a una scuola magari non va bene per un'altra. Certo, quindi è chiaro, chiaro. Volevo chiedere un'ultima cosa. Diciamo che possiamo fare un primo resoconto di questa fase del PNRR che, anche se i tempi sono abbastanza ancora corti, insomma, ha visto le scuole impegnate attivamente. Ma quanti docenti, unità di personale ATA e studenti della sua scuola in qualche modo sono stati coinvolti e hanno avuto anche, se possiamo dire, dei benefici da un punto di vista formativo, in questa primissima fase, o ancora è troppo presto per tirare le somme? Diciamo che in questo momento è ancora un po' troppo presto, perché in realtà dobbiamo ancora procedere con gli acquisti. Quindi i benefici che ci saranno per i ragazzi lo possiamo dire per gli studenti soltanto in minima parte. Nel mio caso, noi abbiamo avuto una sperimentazione quest'anno in una classe della scuola secondaria di primo grado. Abbiamo tolto i libri di testo, come dicevo poc'anzi, e abbiamo fatto adottare agli alunni gli iPad. E siccome l'esperienza è stata molto positiva, c'è stata una ricaduta positiva anche sugli apprendimenti e anche sul comportamento dei ragazzi, perché ovviamente l'utilizzo dell'iPad in classe agevola moltissimo anche la concentrazione da Certo, parte. Preside, scusi, ma l'iPad è stato acquistato con i fondi No, europei? allora, No, già era per la stato prezzo. sperimentazione, no, però ecco, è strettamente collegato, perché per la sperimentazione abbiamo proceduto noi con fondi interni e con degli sponsor, ma siccome c'è stata una grossa ricaduta e soprattutto una grossa anche richiesta da parte delle famiglie, noi abbiamo fatto il capitolato relativamente al PNRR per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, di creare questi ambienti di apprendimento dove ogni alunno avrà l'iPad invece che il libro di testo, cioè il libro di testo è digitale, ce l'hanno sull'iPad. Quindi Quindi possiamo dire che in questa prima fase è stato molto utile l'apporto dei fondi del PNRR. C'è preoccupazione, assolutamente, altrimenti non avremmo non potuto avreste decidere. potuto, diciamo, completare Assolutamente no. Ok, c'è preoccupazione invece per questa seconda che è stata, diciamo, adesso accavallata e non anticipata, perché poi fondamentalmente non avete avuto nessun tipo di, diciamo, di preavviso. Onestamente no, sì, diciamo che molto spesso sentiamo anche dalle parole del ministro, fondi alle scuole, diciamo in maniera un po' così generica, Generica, però certo. dato preciso con il quantum per ciascuna scuola, francamente non lo sapevamo, no. Bene, e allora a questo punto ci dobbiamo rivedere tra
in un arco temporale, diciamo, con l'inizio del nuovo anno, quando diciamo, il quadro dovrà sicuramente essere, sarà più chiaro e definito. Ma sicuramente usciranno delle linee guida per forza, perché ovviamente le indicazioni alle scuole andranno date e allora lì effettivamente quando ci risentiremo saremo in grado di dare indicazioni più precise, ma anche noi saremo in grado di darle ai nostri docenti indicazioni più precise. Io oggi ho fatto il collegio e questa cosa non l'ho ancora detta perché non saprei cosa dire ancora. Bene, allora arrivederci, a presto alla dottoressa Valeria Sentili dell'Istituto Comprensivo Francesca Morvillo di Roma. Arrivederci e grazie a voi. Arrivederci.